Ben ritrovati amici di Terra e Sapori e Vini, ancora gli aggiornamenti con i grandi sapori del nostro paese. Siamo tornati in Piemonte, questa volta però la provincia è quella di Alessandria, il comune di Serra Valle Scrivia. Marco Roveda al mio fianco, azienda agricola La Bollina. Perché qui? Perché qui si produce il grande bianco piemontese, il Gavi. Marco, lascio però a te la parola, racconta a loro quando beviamo un bicchiere di Gavi che cosa beviamo. Beh, beviamo soprattutto un territorio. Il territorio del Gavi è un comprensorio che comprende 11 comuni che rientrano nella DOCG del Gavi. Il Gavi è un vitigno, è un vino fatto con un unico vitigno che è il Cortese. E le caratteristiche principali del Gavi sono una spiccata mineralità, un'acidità. La vinificazione del Gavi avviene in modo tradizionale, cercando di rispettare quelle che sono le caratteristiche principali di questo vitigno, caratteristiche che vengono date dalle caratteristiche principali dei terreni che si trovano in questi 11 comuni. Esattamente, perciò abbiamo però delle differenze nei vari comuni. Ci sono delle differenze che dipendono soprattutto da vigneto a vigneto, a seconda dell'esposizione più o meno situata al suolo o meno. Grande bianco del Piemonte, grande bianco venduto molto all'estero. È un vino molto conosciuto all'estero, forse più che in Italia. Più dell'80% delle vendite vengono effettuate su paesi esteri, che vanno dall'America alla Germania, che sono in aumento, la Cina, con una graduale sempre aumento della vendita. Beh, segno che si sta lavorando bene. È una DOCG, con cosa me lo gusto al top? Il Gavi, diciamo che è un vino abbastanza abbinabile con qualsiasi tipo ad ampio respiro con qualsiasi tipo di prodotto. Ovviamente come aperitivo va benissimo. Cavoli. È abbinato al pesce. Qua siamo al confine con il territorio ligure, per cui è un abbinamento, l'influenza quasi del mare che troviamo poi anche nella bottiglia è un abbinamento quasi scontato, quindi con il pesce. Siccome stiamo vedendo le immagini dell'azienda agricola anche dall'alto, che terreni abbiamo qui, Marco? Qui abbiamo dei terreni abbastanza, vengono definiti marnosi, con una presenza anche di tufo, e in linea di massimo un terreno abbastanza, diciamo, idoneo alla coltivazione del vino in generale e del Gavi in particolare. Voi come azienda non solo Cortese però? Noi non abbiamo solo Cortese, abbiamo 32 ettari, l'azienda ha una consistenza di 32 ettari di vigneti, abbiamo 18 ettari a Gavi, 3 ettari a Chardonnay. Quest'anno abbiamo impiantato un nuovo vigneto con Barbera e Sauvignon. Abbiamo anche 4 ettari di Nebbiolo nella città di Novi Ligure, qui a 3 km. Pertanto anche i grandi rossi del territorio piemontese. Sì, Marco, noi ti ringraziamo molto, grazie a te, all'attenta regia di Pietro Marcellino. Allora, il Piemonte chiaramente non è solo terra da rossi, ma anche di grandi bianchi. Cortese, Gavi, vi aspetto per i prossimi viaggi di Terre, Sapori e Vini.